Guardate queste pareti senza finestre. Guardate questi muri abbagliati dal sole che pendono su torrentelli di letame. Sono le case di Palma di Montechiaro, un paese di 21.000 abitanti, uomini, come voi e come noi, a 18 chilometri da Agrigento. Oggi qualche turista colto si ferma a Palma a visitare il palazzo dei Lampedusa, il palazzo del Gattopardo, i cui antenati fondarono la città 4 secoli fa. Poi il turista colto, lamentando l'abbandono in cui si trova la casa dello scrittore, se ne va, verso le antiche glorie della valle dei templi d'Agrigento, o verso Gela, dove hanno trovato il petrolio. A Palma di Montechiaro ci sono 7.000 bambini, per 100 madri 827 gravidanze, 140 figli nascono morti, 146 muoiono durante il primo anno di vita, 37 durante il secondo, 30 in seguito. Per avere un figlio, ogni donna di Palma deve restare incinta in media 2 volte. Ecco i sopravvissuti. Nati in queste case senza acqua e senza luce, crescono in queste strade dove il sole cuoce una fanghiglia fatta di sterco e polvere, dall'odore acuto, penetrante, nauseabondo. Vedendoci, molte donne fuggono. La loro miseria, la loro fame, la loro sporcizia sono qualcosa da tenere nascosto e che la nostra vergogna non basta a cambiare. C'è chi parla, c'è chi protesta, chi è convinto che faremo qualcosa, che ci ha mandati la capitale. A Palma una stanza è una casa, 7.000 stanze per 21.000 abitanti. Il 30% di queste case non ha finestre, il 90% non ha acqua, l'86% non ha servizi igienici. Non ci sono fognature, c'erano nel 600, sotto gli spagnoli, ma nel 1961 i rifiuti scorrono per le strade. Ci sono 5.000 iscritti all'elenco dei poveri. 4.000 lavoratori agricoli hanno un reddito medio di 8.000 lire al mese. E questo è Totò. Suo padre è morto in carcere. Non gli hanno nemmeno detto di che cosa. In paese si dice sia morto durante un interrogatorio. Ma Totò è un fortunato. Fa lo spazzino comunale e guadagna ben 15.000 lire al mese. A Palma non c'è ospedale. C'era nel 600, sotto gli spagnoli. Ora c'è solo un ambulatorio comunale senza acqua potabile ed indebitato con le farmacie tanto da non poter distribuire medicine. In compenso c'è un liceo classico e il 55% della popolazione analfabeta. E questi bambini? Ogni 100 di loro, 11 hanno il tracoma, 80 i vermi, 35 la tenia. Ed è la percentuale più alta nel mondo.
Questo è il pranzo della domenica. Pomodoro e pane. Su 10 panetterie, 5 non hanno acqua, 6 non hanno gabinetto. Vi dormono 118 animali e 37 persone, di cui 19 malate. Il consumo medio di carne è di 9 grammi al giorno, compreso l'osso. Guardate questi bambini che corrono, queste donne che spingono, questi visi ansiosi. Abbiamo dato 1.000 lire a un gelataio da distribuire ai bambini in gelati da 10 lire. Palma di Montechiaro, anche un gelato da 10 lire è un lusso. Così, seduti per ore e ore. I vecchi non parlano tra loro. Non è mai accaduto nulla di importante di cui parlare, nemmeno quando erano giovani. Ora attendono l'unico fatto importante della loro vita, un'attesa senza parole e senza ricordi. Per questi altri, la notte è già arrivata. Il tracoma ha divorato un po' alla volta le loro pupille. Proviamo a chiedere agli abitanti di questa stanza che cos'è un frigorifero, o un'utilitaria, o un'autostrada. O a chiederlo a questi che dormono in 20, in 2 stanze di 3 metri quadrati. Questi che dormono fuori. O proviamo a chiedere a noi stessi perché questo succede oggi a Palma di Montechiaro e in 100 altri paesi della Sicilia, della Lucania, della Calabria o della Sardegna. Palma di Montechiaro non è il solo comune meridionale che si trova nelle condizioni di arretratezza che avete veduto. Ve ne sono ancora numerosi altri e sono la testimonianza vivente dell'esistenza di due Italie. La responsabilità storica di questa reale divisione del paese spetta alle vecchie classi dirigenti conservatrici, al fascismo, alla monarchia.
Assurda è quindi la polemica che la destra svolge contro di noi, accusandoci di volere attentare all'unità nazionale del Paese con la istituzione delle regioni. Al contrario, la politica da noi proposta mira a cancellare le differenze di sviluppo sociale, economico, civile e quindi a realizzare l'effettiva unità del nostro Paese. Nei 10 anni trascorsi il problema meridionale è stato affrontato e dei risultati sono stati conseguiti, ma essi sono insoddisfacenti e non sono tali ancora da cancellare la differenza tra il Nord ed il Sud. Quello che noi proponiamo è di considerare la questione meridionale come un elemento fondamentale della politica di pianificazione economica da noi sostenuta. Occorre promuovere un più intenso processo di sviluppo industriale e risolvere la questione agraria, che rimane ancora una delle più gravi nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole. Nei 5 anni prossimi occorrerà camminare velocemente e riguadagnare il tempo perduto.